Sta per iniziare il terzo appuntamento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Tatarella. Nell'ambito del circolo Incontri d'autore, ospite della serata il giornalista Angelo Millone, autore di Acciaio Mare e Rito da Marsilio, che sta per andare in scena sul palco del Teatro Forma di Bari in forma di reading teatrale, interpretato dall'autore, da Raffaella Zappalà, Carlo De Manilis e Marco Zampetti. Il racconto di Millone, impetuoso e rutilante, è dedicato ai 500 morti dell'Ilva di Taranto, sua città natale. Mescolando parole, musiche, immagini e suoni, Millone si pare sull'industria morente del sud, che ha nell'Ilva il suo occhio del ciclone. Sono in compagnia di Angelo Millone, il solo ad andare controcorrente e a difendere nero su bianco l'importanza del siderurgico più grande d'Europa. Nel tuo libro difendi l'industrializzazione ionica, ma dedichi il libro alle sue vittime. È un paradosso, una contraddizione e una provocazione. È una provocazione a quel pezzo di città e quel pezzo di Tarantini che hanno scoperto solo ora, il sacrificio che una città ha versato per produrre l'acciaio nell'interesse del Meridione e dell'Italia. È un paradosso perché è paradossale che Taranto sia una città che ancora non ha dedicato a questi 500 morti né una strada, né una piazza, né un ceppo, né un lungomare. Ti aggiungo una cosa, sono stato io il primo a fare il conto, tramite un mio amico Peppe Carucci che si è messo pazientemente a guardare le ristampe dei vecchi giornali, gli archivi dei giornali, a fare il conto di quanti morti ci sono stati dentro i siderurgici. Allora io dico provocatoriamente, quelli ci sono stati. I morti di inquinamento sono una scoperta tragica, recente, ma dico intanto ricordiamoci del passato. E non è una contraddizione difendere la storia dell'acciaio tarantino e contemporaneamente dedicare Acciaio Mare a chi è morto per fare quell'acciaio. Così come non è una contraddizione difendere l'importanza dell'acciaio e contemporaneamente dire che l'acciaio deve essere prodotto in modo pulito. Inizialmente dallo Stato con Italsider e successivamente targato Ilva, registra inquietanti cifre di morte, abbiamo detto, dolore ma anche sofferenza. Il numero e il dramma dei lavoratori che resterebbero senza lavoro è per te più importante? No, penso che non sia però giusto mettere in contrapposizione, come qualcuno sta facendo, il tema della salute e il tema del lavoro. O il tema dell'ambiente, il tema del lavoro. Chi ci ha provato, come è successo pochi giorni fa, indicendo un referendum folle che chiedeva sostanzialmente i tarantini se volevano la chiusura parziale o totale del siderurgico, ha avuto la risposta giusta, cioè nel senso che nemmeno il 20% delle persone sono andate a votare. Io penso che sia scandaloso che ancora nel 2013 ci stiamo a chiedere, a domandare se si può produrre acciaio pulito in un paese occidentale. Si può e si deve, si può perché è tecnologicamente possibile, si deve perché, come dire, è un dovere innanzitutto verso i lavoratori e verso chi in quello stabilimento ci passa 8, 10 o più ore al giorno e anche come risarcimento di quelle persone che non ci sono più, che sono morte per morti bianco, che sono morte per malattia lavorando dentro il siderurgico quando ancora non si aveva cognizione dei danni che dire, la diossina o le emissioni degli altoforni, delle cokerie o delle batterie potevano emettere. Delle vittime morte a causa dell'industrializzazione di Taranto, la colpa non è imputabile soltanto alla tua città perché a Taranto ci sono anche cementifici e raffinerie, soltanto che l'Ilva emette diossina da 40 anni, 48 anni. La diossina si trasmette in eredità ai figli. Se ne parla soltanto dal 2005 e l'allarme, la mobilitazione dei cittadini e i provvedimenti della magistratura sono ancora più recenti. Perché, Perché sono successe secondo me due cose. Allora, innanzitutto, mi sembra strano e secondo me purtroppo ti dà anche l'idea del problema che tutto questo è accaduto, come dire, una città si è improvvisamente svegliata solo perché la magistratura ha portato avanti un'indagine. Perché fino adesso i temi ambientali erano, i temi ambientali, diciamo, i temi di opposizione all'industria, perché spesso in questo erano oggetto di discussione di piccolissime minoranze. E quindi si è passati in maniera isterica dal massimo di apatia al massimo di mobilitazione. Ora, quando tu, è come quando tu ti desti da un sonno, no? E qualcuno ti sveglia e ti scrolla, non è un sonno, non riesci a ragionare, è un atteggiamento immediato di schizofrenico. Ecco.
tutto questo non andava gestito in questo modo. Che l'Ilva avesse dei problemi e producesse dei problemi lo si sapeva. E perché tu mi dici non è stato affrontato prima? Io do una risposta molto netta, perché Taranto purtroppo da più di 20 anni non ha classe dirigente. Quando tu hai una classe dirigente hai un ceto politico, industriale, tecnico, amministrativo in grado di governare una città e di governarla anche nei confronti del mondo imprenditoriale, in questo caso negoziando con il gruppo Riva, imponendosi, lottando dove ce ne fosse stato bisogno. Ecco, tutto questo non è stato fatto. E adesso ne paghiamo i danni, ma ripeto, i primi che ne pagano i danni sono i lavoratori, i 12.000 lavoratori del siderurgico. Però vedi, tutto questo, ecco, qual è la cosa a me ha fatto andare in bestia, perché ho scritto al Cerimone? Perché a un certo punto qualcuno ha pensato che la storia industriale di Taranto fosse una specie di corpo estraneo rispetto alla città, quando si sa che Taranto è una città operaia. Taranto è una città industriale da molto prima che fosse costruito l'Ital Sider, da quando con l'Unità d'Italia si è deciso di metterci cantieri navali all'arsenale. Quindi parlare di Taranto senza parlare dello sviluppo industriale, della storia industriale, del grande sogno industriale del Mezzogiorno, significa tranciare la parte più importante della storia di questa città. Tutte queste cose vanno tenute insieme, non si può, come si è fatto negli ultimi mesi, creare dei conflitti operai contro ambientalisti, cittadini gli uni contro gli altri, e io mi sono inalberato quando ho sentito alcune anche maestre dire che quello era lo stabilimento dei veleni. Io in quello stabilimento credo di averci perso mio padre, quindi so che cosa significa questo, ma so che ancora più terribile utilizzare i bambini come strumenti di lotta politica, o ancora peggio mettere un figlio di un operaio nelle condizioni di sentirsi dire da un compagno di classe tuo padre è un assassino perché lavora al siderurgico. Queste sono cose che sono intollerabili. Io su questo tipo di reazione ho scritto Cerimone. Hai nominato tuo padre, appunto, la cui mancanza, perché mi è venuto a mancare molto probabilmente a causa dell'Ilva. Cosa ti ha insegnato il suo esempio da uomo, da lavoratore, da padre? Cosa provi nei confronti dell'Ilva quando pensi che potrebbe essere una causa della sua morte? Io penso che lui facesse parte di una generazione che avevano visto nello sviluppo industriale, nella siderurgia, un grande strumento di emancipazione di una terra povera, e che sognavano attraverso l'acciaio, attraverso l'industria, di cambiare la cultura anche di quella terra. Mio padre è stato il 16° assunto per costruire lo stabilimento. Vedi, c'è una storia un po' particolare. Mio padre e mia madre si sono conosciuti dentro l'Ital Sider. Mia mamma è genovese, mio padre era tarantino, mio nonno è genovese. Ho avuto tutta la famiglia che ha lavorato nel siderurgico. 27 anni dopo la morte di mio padre c'ho ancora delle persone che mi scrivono che quando vado a Taranto mi fermano in mezzo alla strada perché ci assomigliamo molto, ricordando una persona che era esempio per tutti. Quando lui è morto, i suoi operai, lui era il capo dei tubifici, pretesero di fare una messa dentro il capannone del tubificio, c'erano migliaia di persone, fu costruito appositamente un altare che adesso è nella chiesa di Taranto. E io mi ricordo, il ricordo più bello di mio padre che io, quando, siccome mia nonna, neanche lei tarantina, insegnava ai tamburi, io ho fatto 5 anni nel rione delle polveri rosse, quindi conosco, ho memoria di quelle cose, quando la mattina, perché era l'unico momento in cui riusciamo a stare insieme, dall'altra parte di Taranto mi accompagnava lì e poi proseguiva dritto, perché andando dritto c'era l'ingresso al tubificio. Io gli avevo fatto un disegno, e vedi, adesso i bambini disegnano le ciminiere con i teschi, io gli avevo fatto un disegno con delle ciminiere enormi, con tantissimo fumo, perché per noi era l'orgoglio, papà faceva i tubi, era l'identità di una città, e quel disegno me l'hanno ridato quando sono stato in stabilimento per la messa. Io lo voglio ricordare in quel modo, come una persona che certamente ha insegnato a me e alle persone, ha trasmesso anche alle persone che lavoravano con lui l'etica del lavoro. Tu sei giovane, ma hai già un lungo percorso lavorativo alle spalle, sei giornalista, scrittore, dirigente Rai. Perché il libro l'hai scritto soltanto adesso? Perché, ma guarda, sono due cose messe insieme. Io l'anno scorso ho cominciato questo tipo di lavori a metà strada tra il monologo teatrale, il reading, l'orazione civile con musica e video. Avevo già deciso, infatti ho fatto Addio al Sud l'anno scorso, che è stato il primo capitolo, e avevo già deciso di affrontare il tema della storia dell'acciaio, perché anche come
strumento per ricostruire la mia biografia e la vita di mio padre. Volevo fare qualcosa dedicato a mio papà, perché io ho imparato a conoscere attraverso le persone che mi hanno raccontato di lui, non avendone poca memoria. E poi è successo questa cosa, quindi puoi dire, una cosa che avevo già programmato mi si è posta davanti con immediatezza, anche con grande violenza, proprio estetica. Io per caso avevo già deciso di fare quest'anno tutte le vacanze a Taranto per mie questioni, quindi è successo il 26 luglio che l'aria a caldo con stabilimento è stata sequestrata. Io sono arrivato 5 giorni dopo in vacanza e ho passato un mese quasi a fare una mia controinchiesta personale, a parlare con persone. Poi avevamo già pensato con Rai Cinema di fare un documentario sull'Ilva, che il gruppo Riva non ce l'ha fatto fare, quindi anche io, perché hanno anche detto che io sono vicino al gruppo Riva, ecco, ci sono talmente tanto vicino che gli ho chiesto fatemi fare un documentario, non ce l'hanno vietato, e quindi ho avuto ulteriormente occasione per raccogliere materiali. E poi, a maggior ragione, vista la proliferazione di libri di persone che anche conoscono, direi poco o male, la questione tarantina, mi è sembrato anche il caso di ricordare prima i tarantini e poi qualcun altro che cos'è la storia di quella città. Quindi il libro e lettura e teatro è obiettivo futuro di portarlo al cinema, giusto? Questo è un tuo... Magari, se ci riesco sì, certamente questa è la seconda parte di una mia personale trilogia teatrale delle radici, che si chiuderà il prossimo anno con un terzo lavoro con cui cerco di chiudere definitivamente una riflessione sulle radici, sulle mie, ma in generale sul meridione, sul rapporto tra meridione, industria, trasporti e sulle migrazioni. Sì. Senti, un'ultima domanda. A Taranto si scontrano i due diritti costituzionalmente garantiti, quello alla vita e alla salute e quello al lavoro. Però i tarantini hanno sviluppato il referendum sull'IVA. Come si spiega tanto clamore prima e tanto silenzio dopo? E come secondo te si può uscire da questo circolo vizioso? Qual è la soluzione da tarantino per i tarantini? Allora, non bisogna confondere il clamore mediatico delle lotte di una minoranza di tarantini con l'opinione pubblica di Taranto. Cioè, c'è stata una mobilitazione di una minoranza, gli stessi che sono andati con i teschi che chiedono la chiusura del siderurgico, che hanno messo in mezzo medici, hanno messo i bambini in prima fila, hanno fatto le cose che non avrei fatto, che sono andati nei talk show a dire che a Taranto c'è malattia e morte e magari un secondo dopo che a Taranto bisogna rilanciare il turismo. Mi chiedo, chi è che verrebbe a fare il turista nella città che dicono sia la più inquinata d'Italia? E non credo che Taranto sia la città più inquinata d'Italia. Credo che abbia, quindi, la differenza. C'è chi pensa che a Taranto ci sia un disastro e c'è chi pensa che a Taranto ci siano dei grandi problemi che possono essere risolti. C'è anche chi pensa che i limiti legali della diossina stabiliti dalla legge europea, che impone appunto dei limiti minimi, siano di gran lunga superati da... Lì ci sono delle misurazioni controverse, dico se, ma sai, adesso il problema della diossina secondo me ormai si sta andando risolvendo, il problema adesso sono gli idrocarburi policiclici aromatici, insomma adesso non voglio scadere nel tecnicismo, però ecco qual è stato il punto. Io ho visto un ministro, Corrado Clini, che anche con grande coraggio ha affrontato il tema, non negandolo e mettendoci personalmente la faccia, e dicendo faccio un decreto che impone all'Ilva entro 3 anni con miliardi di euro di investimenti di ambientalizzare lo stabilimento, e gli do 3 anni all'azienda, indipendentemente dalle indagini della magistratura, quindi sono reati penali, è un'altra cosa. Qui c'è un problema di politica industriale, sociale, occupazionale e di tutela della salute. Un pezzo della città e anche la magistratura pensavano che fosse un'azione contro la magistratura anticostituzionale, io ero convinto del contrario, alla fine la Corte Costituzionale ha dato ragione a Clini e a uno dei pochi, anche Tarantini, che lo ha sostenuto. Adesso c'è una legge che prevede per le aree di interesse strategico la possibilità in 3 anni di mettersi a norma sulla questione ambientale. Io penso che dare a un'impresa fellona, io condanno il gruppo Riva, però adesso vi si dice entro 3 anni dovete fare quello che non è stato fatto in 30, sarebbe stato impossibile, lo dovete fare in 2 mesi o peggio sequestrare uno stabilimento aspettando che venga messa a norma, perché chiunque sappia un minimo di siderurgia sa che in uno stabilimento a ciclo continuo, se tu chiudi un pezzo dello stabilimento, chiudi tutto lo stabilimento. Quindi non era quella la strada, cioè la strada, quindi in queste cose il radicalismo non serve a niente. Visto che siamo la Fondazione Tatarella, vuol dire un approccio tatarelliano alla vicenda deve essere un approccio globale, che tenga conto di tutto quante le questioni in gioco. Per fortuna, e nonostante l'insidenza della classe dirigente tarantina, secondo me finalmente lo si sta facendo.
E la scarsa partecipazione al referendum vuol dire proprio la cartina di tornasole del fatto che la stragrande maggioranza dei tarantini non credono e non pensano che l'Ilva vada chiusa ma ambientalizzata, come tutte le persone di buon senso. Io ringrazio Angelo Millone, che faccio salire sul palco perché tra poco inizia il suo reading teatrale. Un mini tour aspetta Angelo in questi giorni in Puglia e non solo, potete scoprirlo sul sito di Acciaio Mare. Vi ricordo il libro Acciaio Mare, appunto edito da Marsilio, il cui ricavato andrà la mia parte, andrà alla famiglia, alla famiglia di un orfano di un operaio dell'Ilva. Grazie Angelo, buon lavoro. Grazie a te, buon lavoro a voi.